Oggi vi spiegherò come BookTube mi ha cambiato come lettrice e come mi ha aiutato a cambiare il modo di leggere, il mio modo di leggere. Non sarà un video lunghissimo perché sono poche le cose che sono cambiate, però sono fondamentali secondo me. Iniziamo col dire che io sono sempre stata una lettrice forte, sempre una lettrice di fantasy, però anche in questo alcune sfaccettature sono cambiate. Per esempio, io adesso leggo più fantasy per adulti, non l'avrei mai detto, sinceramente, perché io ero appassionata a Hunger Games, Divergent, Percy Jackson, che rimangono comunque parte del mio cuore e continuo ad apprezzare, però non mi sento più la lettrice che ero magari a 16-17 anni, anche 18, che leggeva Percy Jackson o Hunger Games, per dire. Mi sento più adatta adesso a leggere fantasy per adulti, Nevernight per esempio, o Il Signore degli Anelli, questi fantasy del genere, GoT, Game of Thrones. Non avrei mai pensato di poter leggere Game of Thrones, mai. Però, dall'altro lato, mi sento più a mio agio anche in diversi altri generi, nei thriller, nei gialli, negli storici, nei classici. Forse nei classici ancora un po' meno, però BookTube mi ha aiutato a cambiare questo mio aspetto. Prima non avevo mai aperto un classico, se non per scuola, e mai ne avevo intenzione di farlo. Però BookTube appunto mi ha fatto scattare la scintilla e ho rivisto i classici, li ho rivalutati, così come ho rivalutato tantissimi altri libri. In modo anche critico, che sia positivo, che sia negativo, credo che sia fondamentale essere un po' critici, no? Nonostante i punti che secondo me, o secondo noi in generale, possono valere o non valere in un libro, difetti e pregi appunto di un libro, sono comunque soggettivi, però io sicuramente ci faccio più caso perché vorrei che in una recensione, nonostante sia quasi esclusivamente soggettiva, ci fosse qualche punto un po' più oggettivo, insomma, anche se, ripeto, i difetti e i pregi di un libro siano comunque soggettivi. A me magari piace, non so, il romance e tutte le cose che girano intorno al romance, che sono frequenti nel romance, esempio, mi fa schifo. Comunque, il romance, appunto, possono piacere quelle caratteristiche, mi possono piacere le caratteristiche di un fantasy e le caratteristiche di un thriller o quant'altro, oppure, come dicevo poc'anzi, mi possono far schifo. Ovviamente io non insulto assolutamente i gusti degli altri, una cosa che ho imparato, ecco, a non offendere i gusti degli altri. Quindi se vi siete sentiti offesi non era mia intenzione. A me non piacciono le caratteristiche del romance, non mi piace il triangolo amoroso, l'insta-love, sono cose che non mi piacciono e secondo me fanno difetto in un libro. Però a voi potrebbero piacere e fanno solo piacere leggere l'insta-love o non lo so, un'altra cosa, il triangolo amoroso, quel che sia. Però sicuramente sono un po' più critica. Nel leggere un libro sto più attenta ai particolari, sto più attenta anche a quello che voglio dire e quello che dico, perché potrei appunto offendere qualcuno, quindi sono anche un po' più garbata, insomma, e me la prendo un po' meno sulle critiche che fanno sui miei libri preferiti, perché appunto è tutto un po' soggettivo, quasi esclusivamente soggettivo. Poi ci sono quei libri che veramente oggettivamente non si possono leggere. In quel caso, voglio sapete anche voi, perché se mi seguite vuol dire che vi interessano i libri e insomma ci state un po' dentro, no? Quindi sapete cosa vuol dire. E cos'è che mi ha cambiato? Sicuramente nel prendere appunti, perché io non sapevo prendere appunti, però leggendo, essendo critica, no? E sottolineo quando voglio, quando mi va. E questo è un altro video che potrei fare, sottolineare e scrivere sui libri. E prendo appunti, ho imparato a prendere appunti, ho imparato a farmi una scaletta, cosa che prima io non facevo, non mi facevo nessuna scaletta.
però questo è più un discorso sul mio modo di organizzare i video, però ci sta, ci rientra comunque. Mi ha aiutato a leggere in inglese, se non fosse stato per YouTube io non avrei mai iniziato a leggere in inglese, anche se questa idea l'avevo in testa già da molti anni prima di aprire il canale, già delle superiori, non l'avrei comunque mai fatto. Conoscendomi non l'avrei mai fatto, non avrei mai iniziato a leggere in inglese, non avrei mai scoperto dei titoli che adesso fanno parte del mio cuore assolutamente, e non sarei venuta a conoscenza di certe scandalosità, italiano correggiuto per capire più meglio, e non sarei diventata appunto più critica anche su questo versante. E ho conosciuto delle persone che mi hanno dato consigli favolosi, veramente. E ho imparato anche a discutere di un libro, cosa che prima io magari sapevo fare ben poco, o diversamente da come faccio oggi. Perché discutere di un libro va bene, parlare tra amici, dire questo mi è piaciuto, questo non mi è piaciuto, sì ma quello, sì ma quell'altro, questo e questo e quell'altro ancora, ok? E va benissimo, sono la prima a farlo. Però dall'altro lato, secondo me, bisogna anche un po' discuterne criticamente, no? Come dicevo, il discorso che facevo prima. E non è sempre semplice, secondo me. Quindi mi ha aiutato anche in questo. Quindi mi ha cambiato anche in questo modo. E mi ha fatto riflettere. E quindi adesso magari mi sento un po' più responsabile, prima di tutto. E sono anche un po' più consapevole di quello che dico, di quello che scrivo e di come lo scrivo. E beh, che dire, follettini, follettine. Queste erano le prime cose che mi venivano in mente, di le più generali, su come BookTube mi ha cambiato come lettrice e come è nel mio modo di leggere. E sicuramente me ne verranno in mente altre quando finirò questo video, sicuramente. Però vi posso assicurare che BookTube mi ha cambiato, ha cambiato i miei gusti. E poi ovviamente ci sta anche il fatto che io sono cresciuta e quindi i miei gusti sarebbero comunque cambiati, però se non fosse stato per BookTube alcuni gusti sarebbero rimasti quelli, e quindi grazie a BookTube ho cambiato i gusti, ho imparato a essere un po' più selettiva, essere un po' più critica, insomma queste cose in generale, dialogare criticamente appunto di un libro. E a parlare ovviamente di un libro con un linguaggio adatto magari per il web, perché non è una cosa scontata. Io, nonostante mi ritengo un po' terra terra, perché è la mia natura, e io credo che debba rispettare un certo linguaggio, insomma non è che posso mettermi a insultare le persone, a bestemmiare così come se niente fosse, o offendere qualcuno, insomma non mi sembra il caso, no? E quindi credo sia molto fondamentale questa cosa. Però anche in questo caso usciamo un po' dalle righe, dal tema del video, quindi non approfondiamo. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanella per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!